a Luciano e a Gina, questi due cari amici che ritengo stanno con noi, perché la mia sarà una memoria e non un ricordo, cioè l'estinzione, io uso spesso l'espressione memoria anziché ricordo, che ricordo è semplicemente come un filmato, la memoria è rivivere, io li sento vivi con me e nella loro anche dolcezza. Mi ricordo l'immagine, ne parlavo con Bianca, la mia compagna di viaggio, di Luciano Morandini, della signora che è qui presente, la ringrazio, e la dolcezza con cui ci guardava. Ricordo Gina, sono persone che sentiamo vivi e loro hanno espresso per giunta, e parlo come, ti ringrazio Angelo, hai sottolineato questa, in fondo come padre un po' anche una mia creatura, sono stati tra coloro che più credeva nella comunità dei poeti. Il progetto iniziale così si è sviluppato e va ripreso, vedeva in loro due dei protagonisti importanti. Per giunta avevano una caratteristica che molti letterati non hanno. I letterati talvolta sono dei vanesi, dei narcisi. Sia Luciano che Gina invece guardavano innanzitutto alla gente, sapevano ad ascoltare. Non avevano la puzza sotto il naso. La gente deve lavorare i campi, deve andare nelle officine. E questa proiezione verso la normalità quotidiana della gente era fortemente presente in loro, appariva anche nel loro poetare, ma appariva soprattutto nella loro vita quotidiana. E questi sono aspetti che ce li facevano sentire vicini a noi e ce li fanno sentire vicini a noi. Io non mi occupo quest'oggi, non dirò ancora due minuti, del valore poetico di questi due nostri cari amici che sono accanto, sono qui, Luciano e Cina sono accanto a me, sono accanto a noi, nella memoria, nel rivivere per l'appunto. Le parole che la signora ha voluto, che la signora ha voluto mettere a, diciamo, come postfazione nell'ultimo libro, e la ringrazio di avermelo fatto recapitare tramite Roberto Nassi, e altissime, cioè le parole stupende di Biagio Marino, sono già naturalmente il tutto. Le parole che ha scritto Roberto Nassi per Gina nelle sue appassionate e intelligenti annotazioni valgono. La cosa che ci interessa è questa. Sia Luciano Morandini, sia Gina Zanon credevano nella nostra comunità poetica. Ci hanno lasciato questo impegno di continuare e voglio leggere, perché hanno aderito subito, immediatamente, al nostro piccolo manifesto di Cauri, in particolare i tre punti che per loro erano qualificanti. Il punto 2, che riguarda il discorso della pluralità e la coralità delle nostre voci. In questa nostra comunità di Alpe Adria, la ricchezza e la complessità della storia risuonano nei molti idiomi, italiano, tedesco, croato, sloveno, ungherese, ma anche ladino, friulano, ciacavo, veneto, lombardo, rumeno, nelle molteplici varianti e intonazioni dei luoghi, delle comunità e delle minoranze. Qui la poesia davvero, davvero polimnia parla tutte le loro voci. Il punto 3. Diverse dunque le terre che ci hanno dato i natali, diverse le lingue e diverse le poetiche di ognuno, ma che ci importa dei nostri cari idiomi se non quella traccia umana che tutti ci accomuna e sboccia nei differenti impasti delle nostre voci. Anche qui questo senso di apertura, questo bisogno di comunità, di essere puri, perché no? Di essere puri. E infine, punto 10, di chiusura del nostro manifesto, apprezzato sia da Gina che da Luciano, in noi, questo senso della comunità, il bisogno profondo di comunicare, sopra ogni cosa ci interessa. Intimo colloquio, comunità di anime, la sacralità della poesia, lì alberga luce viva e feconda. Scriviamo noi poeti
dal fondo della nostra solitudine, è vero, ma ogni nostra parola è indirizzata a te che ascolti, a te che leggi in un punto qualsiasi del tempo e dello spazio il verso rapinato all'oscurità. Questo è il messaggio che ci lasciano Luciano e Gina e che noi dobbiamo raccogliere e portare avanti, in segno di onestà, in segno di lealtà, di comunione e di obbligo verso i nostri amici poeti che si ritrovano a casa. Io adesso lascio la parola all'amica Carla Stella, che leggerà alcune pagine molto importanti, molto significative, sia di Gina Zanon che di Luciano Moradini, che ripeto, sono in comunione con noi. Grazie.